vuole una leggenda siciliana che nella Conca d'Oro, dalle montagne essa si svolge come un morbido tappeto colorato fino al Tirreno, un grande santo abbia piantato il primo seme di pace, l'ulivo. Ebbene, dal tempo remoto quel seme crebbe e si moltiplicò, per cui distese imponenti di oliveti richiedono oggi il nostro lavoro. Una scuola agraria sorge infatti tra le montagne della Conca, in Piana degli Albanesi. I suoi allievi sono addetti a questa raccolta di oro grezzo, esposto al sole della Sicilia. Le varie scuole professionali, oltre 50 nell'isola, sorte ad iniziativa dell'assessorato per la pubblica istruzione della regione siciliana, rispondono ad una precisa esigenza isolana. I corsi agrari, in specie, post-elementari e gratuiti, impiantati ora in moltissimi centri, qualificano in 2 anni gli allievi nelle varie specializzazioni, olivicoltura e oleifici, zootecnia e caseificio, economia montana, eccetera. Ed è in una speciale atmosfera di giovanile spensieratezza che il lavoro viene insegnato ed appreso. Le ruote della macina cigolano. Questo loro movimento racchiude in simbolo il lavoro di molte giovani braccia, quelle stesse che raccolgono tanto ulivo da legittimare la positiva organizzazione industriale che ne deriva. Il frutto viene ridotto in blocchi di pasta poltigliosa. La pasta viene accuratamente spalmata in appositi raccoglitori a compartimenti concentrici, pronta per essere pigiata e premuta dalle presse. La superpressa idraulica, opportunamente regolata secondo il grado di pressione che si vuole, regala, come potete osservare, oro liquido. Dall'olivo all'olio il passo è breve, seppur difficile. Diverso è invece il trattamento che si fa alle mucche in questa vaccheria modello. Certo, per ottenere latte non si possono usare le presse. La mungitura, per chi non lo sapesse, richiede una pratica davvero particolare. E poiché non sempre gli allievi possono allenarsi in corpore vivi, allora l'istruttore usa metodi razionali. Questa è infatti una mammella di gomma riempita d'acqua. Nella pratica c'è poi ogni tanto qualcuno che si diverte un po' a stuzzicare un compagno permaloso. Ma intanto due tranquilli animali che sono, diremo così, coniugi, sembra pensino alla famiglia. Questo vitellino, infatti, è il frutto del loro amore, ma un amore razionale, intendiamoci, perché controllato dal personale specializzato della scuola. È difficile immaginarsi questa brava bestia fare una piroetta a suon di musica, nonostante il nome che non lascia dubbi. Ma anche ciò è razionale e serve per distinguere tra di loro gli animali con le rispettive date di fecondazione. Ora gli allievi, dal frantoio prima, dalla vaccheria modello poi, sono condotti alle lezioni teoriche, che continueranno fino all'ora di chiusura giornaliera. Qualcuno, per la verità, preferirebbe godersi fuori la bella giornata. Così, forse per invidia, le solite boccacce. La ragazza però se ne infischia. Ma eccoci al termine della giornata di lavoro.
La giovinezza, dopo la fatica, vuole per natura lo svago, uno svago sano e spensierato. E costoro, che sono parte di un popolo meridionale e quindi di un popolo di istinti musicali, amano, a quanto pare, la tarantella. La stanchezza invita dunque al riposo. Ed il pensiero, ormai sonnolento, va adesso alle valli di Sicilia, prima, che dormono dolcemente, anch'esse.